In questo numero del TG Giovani, l'Ucraina e il Canada vincono il World Radio Sport Team Championship. A 16 anni salva il padre di un amico colpito da un infarto. Wheelchair Rugby, a Piancavallo nascono i campioni di domani. Ragazzi, qui Radio Immaginaria, le Olimpiadi della radio sono ufficialmente iniziate, infatti in questo momento ci troviamo all'Agriturismo Il Cucco ad Altedo. Questa è la sede di uno dei due team italiani in gara, composto da Paolo IK3QAR e Filippo IZ1LBG. Siamo senza internet, siamo collegati in rete con le porter tramite una VPN, che sostanzialmente è una rete chiusa, non abbiamo alcun accesso a internet. Quindi non possiamo sapere come vanno gli altri, nessuno può sapere come vanno gli altri. Sabato 8 e domenica 9 luglio siamo stati alle Olimpiadi della Radio. 120 tra i radioamatori più forti del mondo, suddivisi in 60 team, si sono ritrovati in Italia e si sono sfidati in una maratona radio di 24 ore. Il vincitore era chi riusciva a fare il maggior numero di collegamenti in 24 ore, senza fermarsi mai. Le condizioni sono totalmente diverse dalla Germania perché il ciclo solare è assolutamente migliorato, quindi ci aspettiamo più contatti su quelle che sono definite le bande alte, come 10 metri e 15 metri. Di contro sicuramente ci sono purtroppo delle situazioni come quella della Russia e dell'Ucraina che condizionano e che portano meno radioamatori in radio. Tra i 60 team in gara, 8 erano composti da ragazzi under 25, quindi i nostri coetanei a cui è stato dato un premio a parte. Started from the radio engineering club in my native city in Ukraine called Chernivtsi. Then I got the license with my teacher there, and so that's how I got to ham radio. Alla fine purtroppo non ci siamo riusciti. Filippo e Paolo sono arrivati 14esimi. A vincere questo WRC 2022 o Olimpiadi della radio è stato un team composto da un ucraino e un canadese che in 24 ore sono riusciti a totalizzare più di 7 milioni e mezzo di punti. Radio, ham radio unites people and works towards peace and happiness on earth. Le prossime Olimpiadi della radio saranno tra 4 anni in Inghilterra. A questo WRC 2022 però hanno partecipato sia radioamatori russi sia ucraini che erano uniti dalla stessa passione, cioè dalle onde radio, ed è stata la dimostrazione per l'ennesima volta che la radio unisce tutti. Da Radio Immaginaria è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao! Ciao ragazzi, sono Mattia. Anche voi siete presi dai compiti per le vacanze? Beh, prendetevi una pausa perché sono pronte le tre notizie che abbiamo trovato per voi questa settimana. Prima notizia. Sapete chi sono i NEET? Bene, i NEET sono i ragazzi di un'età compresa dai 15 ai 29 anni che non studiano e non lavorano. Beh, il livello dei NEET in Italia è calato e questa è una buona notizia, solo che il livello di benessere dei giovani in Italia è il più basso d'Europa. Seconda notizia, parliamo di ambiente. Il comune di Parigi ha proposto di alzare i prezzi dei parcheggi per chi è proprietario di un SUV o di una macchina grande. La tariffa sarà stabilita in base al peso, al motore e alla dimensione del veicolo. Questa decisione è stata presa per ridurre l'inquinamento urbano e dovrebbe essere messa in vigore dal 1 gennaio 2024. Bene, ma ora passiamo alla terza notizia. Avete mai fatto un corso di primo soccorso a scuola? Beh, pensate che ad Arezzo un uomo è stato salvato proprio grazie a questo corso. Infatti un ragazzo di 16 anni ha salvato il padre di un amico colpito da un infarto con un defibrillatore che aveva imparato ad usare proprio durante uno di questi corsi a scuola. Queste erano le tre notizie di questa settimana. Speriamo di esservi stati utili e da Radio Immaginaria è tutto. Ciao! Sono valori straordinari quelli messi in campo in occasione della iWheel Training Camp andato in scena a Piancavallo. Il progetto dei Romanes Wheelchair Rugby, vincitore del CSR Award di Fondazione Inten e gestito in partnership con la Castro Rugby Academy di Martin Castro Giovanni, ha portato una ventata di energia positiva che attraversa le generazioni e abbatte i confini. Un campo di alta specializzazione per i nostri atleti della nostra squadra Romanes Wheelchair Rugby, ma aperto a tutto il movimento del rugby, del wheelchair rugby italiano, e anche e soprattutto ha preso una forma che a noi piace tantissimo, che è quella appunto di integrazione con i bambini della Castro Academy, ai quali abbiamo
fatto vivere e provare il nostro sport. Grazie alla Fondazione Entain siamo riusciti ad avere quella sicurezza che ci ha aiutato a programmare. Ho preso ispirazione da Pepe Pio. Sono andato un giorno alla sua accademia e ho visto quello che faceva e ho parlato con Valerio, con Daniele, con i Romanes. Ho detto perché non proviamo, qui in montagna è il posto perfetto. E l'anno scorso c'erano solo i Romanes, questo anno ci sono due campi di ragazzi che giocano a wheelchair rugby. E quando sono attenti, quando le parlano anche di come semplicemente come cambiare la ruota dei bambini, quello che cerchiamo di fare è creare campioni di vita. Non so se tutti giocheranno a rugby, però almeno forse un giorno uno di questi bambini, 7-8 anni, un giorno si innamora della sedia a rotelle e diventerà il prossimo medico che salverà la vita di tutti i bambini. Non lo so, ma siamo qui per sognare. Il training camp ha offerto la possibilità di crescere in questo appassionante sport allenandosi con atleti appartenenti ad alcune delle squadre più prestigiose di wheelchair rugby del panorama europeo, sotto la direzione tecnica di Olivier Cusin, allenatore della Francia in tre diverse edizioni delle Paralimpiadi. Ho portato un po' di esperienza per provare ad aiutare al massimo i giocatori italiani ed è un grande piacere, ha raccontato Cusin. Il lavoro è ancora tanto, ma ci sono buoni giocatori e lavorando si possono ottenere dei buoni risultati. Ed è importante venire a vedere e mostrare le belle cose che possono fare, ha sottolineato il tecnico parlando della comunicazione. Cusin si è detto entusiasta anche della collaborazione con Castro. Castro e tutta son équipe, puisque c'è tutta l'équipe che è importante, sono... bellissimo. Le storie di questi atleti sono molto diverse. Ad esempio c'è Gianluca che gioca da solo un anno, girava il mondo a bordo delle navi e dopo un incidente in moto ha dovuto ricalibrare la sua vita e scoprire nuovi stimoli. Fabiano invece è un atleta artista che ha raccontato la sua disabilità, la genesi imperfetta, attraverso un libro con una carrellata delle sue lastre accompagnate da pensieri profondi. Il wheelchair rugby è uno sport per tutti. Alle disabilità messe in campo vengono associati dei punteggi differenti. Questo aiuta a fare squadra. L'iWheel gioca sull'iWheel della ruota dei nostri atleti, ma anche sull'iWheel della volontà, ma di un futuro che oggi diciamo, ha preso la forma che ci piace, anzi che ci sta piacendo da impazzire.